è uno dei temi per cui mi hanno portato come direttore qualche anno fa. È uno dei temi per cui ho fatto lo sforzo più grande al Dipartimento di Architettura della Javeriana. Perché? Perché prima io sono sempre stato professore mezzo tempo, così, e ho sempre provato di fare progetti, diciamo, al di là dell'aula, al di là della stanza del corso, come professore. E poi, come professionista, ho sempre provato di chiamare all'università per fare collaborazione. È un tema fondamentale, essenziale. Diciamo, noi accademici, e parlo di noi perché è anche un mea culpa, no? Siamo molto isolati dalla realtà. No? Secondo me, diciamo, ci sono scienze come la filosofia, ma neanche la matematica, le scienze pure, così, in cui va bene essere in un laboratorio, diciamo, isolati dalla realtà, no? Isolati di quello che succede. Diciamo, l'architettura è anche un ufficio, è un mestiere, non è solo una disciplina scientifica, lo è anche, ma l'architettura è un mestiere, E poi ci sono qualche atelier in tutte le università al mondo, direi io, in cui ci sono dei professori che provano di fare cose, no? Learning by doing, per esempio, no? Già è un lavoro professionista, no? Sì, io come lo abbiamo fatto alla Javeriana, io come professionista, anzi, uno dei lavori di learning by doing che abbiamo fatto è un lavoro teorico, diciamo un lavoro accademico, non è un lavoro professionale, in cui siamo andati insieme a studenti del Politecnico di Torino a fare il Solar Decathlon. Abbiamo fatto un edificio, one to one, no? E abbiamo fatto anche altri lavori in cui con studenti siamo riusciti ad andare a costruire, abbiamo costruito cose che ancora funzionano 6, 7, 8 anni dopo, no? E quello è un lavoro professionale. Diciamo, quello è una cosa che il... Diciamo, portare l'aula, portare la stanza di classe al di là, no? È una cosa che nel caso della Javeriana è molto importante, che l'università deve reagire alle regioni della Colombia, no? C'è un'altra cosa, che diciamo, tutte quelle cose di consultancy, lavoro professionista, e come fare partnership, diversi tipi di partnership fra le università e, per esempio, il pubblico, il privato, e riuscire a trovare spazi in cui l'università ha delle conoscenze e diciamo un profilo speciale che c'è bisogno per risolvere i problemi del mondo reale. Ma è molto interessante, no? E secondo me ci sono molti modi da farlo, da modi di collaborazioni, progetti sociali, partnership con studi di architettura, partnership con il pubblico, consultancy, che è proprio essere un impiegato, essere un contractor di qualsiasi, di un pubblico, il privato, e anche le NGO e queste cose qua, no? Poi il tema, diciamo, di conoscenza, no? Abbiamo la conoscenza dell'università, che rimane chiusa all'università e non esce. E da un altro lato, molti problemi là fuori, che molte volte l'università non le risposte, e per essere staccati di quella realtà, non stiamo portando le soluzioni e le riflessioni accademiche al field, no? Alle regioni.